Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video. Oggi sono qua, vedete il mio divano, che è anche ben definito come il mio letto, perché hanno voglia di sistemare tutto, visto che sono tornata praticamente questa notte e dopo un volo allucinante con una bambina che urlava e vabbè. Quindi ho detto vabbè, facciamo un qualcosa di un pochino più tranquillo. Perciò, visto che devo caricare, cioè nel senso, visto che devo montare un sacco di video e che mi richiedono un po' di concentrazione e adesso non ne ho molta voglia, ho deciso di anticipare i vlog che arriveranno di Londra con questo video dove vi racconto un po' com'è stata la mia vacanza, che cosa ho fatto, che cosa ho visto e soprattutto quelle cose che ho comprato. Nel senso, non voglio farlo diventare un video cosa ho comprato a Londra, i bagagli inutili che ho comprato a Londra. No, ma perché sono stata agli Harry Potter Studios e quindi ho comprato diverse cose, non dentro gli Harry Potter Studios, però inerenti a Harry Potter, che magari possono interessare a qualcuno e non avevo idea di che altro video fare, volevo condividere queste cose con voi, quindi io direi di cominciare praticamente ora. Allora, io sono partita per andare a Londra il 20... il 20 parto per Parigi. Il 30 di agosto sono partita alle 4 di mattina perché avevamo il volo alle 6. Grazie mille a Ryanair che ci hai fatto aspettare in pista quasi 2 ore e mezza sopra un aereo dove c'erano solo persone che non avevano mai preso un aereo in vita loro, quindi erano impanicate dure e noi eravamo lì in attesa che la Ryanair facesse partire questo aereo. Siamo arrivati a Londra, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati con una giornata di pioggia, però è stato molto bello. Sono andata a trovare Samantha, a cui ho portato un libro che dovevo dare da mamma della vita, mi ha offerto un caffè, è stata molto carina e abbiamo gironzolato. La nostra vacanza praticamente è stata tutta mia mamma che ha organizzato qualsiasi cosa, se non si seguiva il programma, panico. Quindi io avevo delle persone che dovevo andare a trovare là, ma non sono riuscita perché mia mamma aveva un programma talmente fitto che non ho capito neanche come ho fatto ad andare in bagno nelle minime pause, però è stato bello. Abbiamo visto praticamente tutte le attrazioni più turistiche, ma ve le lascerò poi da vedere nei video, e soprattutto siamo andati un giorno agli Harry Potter Studios e io e mio papà un giorno siamo andati a Brighton perché mia sorella non stava bene e neanche mia mamma, e poi niente, poi dopo 5 giorni siamo tornati. Due parole spese rapidamente su Londra. Io c'ero già stata, però non l'avevo mai vista, nel senso avevo dei ricordi veramente vaghi perché ero andata lì in una vacanza studio e tra l'altro uno dei viaggi più brutti che abbia mai fatto in vita mia, e ero andata via in questa vacanza studio dove io non ho visto niente, sono stata solo dentro il college e poi una volta in un centro commerciale, quindi poi, come se non l'avessi mai vista. Era la prima volta che andavo a Londra, avevo delle aspettative altissime io, nel senso Londra, Parigi, New York sono tre posti che per il momento ne ho visti 1,5 su 3, ma sono quei tre luoghi in cui, cioè, per cui io conto tantissimo. New York non l'ho mai vista, Parigi l'ho vista quando ero molto piccola, sono andata 2 volte a Disneyland, ma ci tornerò tra poco, quindi finalmente la vedrò. E Londra, appunto, ho avuto l'opportunità di vederla e dovevo tipo, volevo vedere tutto, ero esaltatissima, però mi ha un pochino deluso perché mi aspettavo qualcosa di completamente diverso. Vabbè che sono stata in zone molto turistiche, quindi erano pieni di turisti, pieni di spagnoli, pieni di cinesi, quindi ok, però mi aspettavo qualcosa di proprio più inglese. Ora, io lo so che per vedere la bella, la vera e propria Inghilterra bisogna andare fuori Londra, perché Londra ormai c'è il mondo, però mi sono rimasta un po' così. Infatti quando dopo sono andata a Brighton e poi sono ritornata a Londra, ho iniziato a vedere le cose un po' diversamente. Ma davvero io sto già contando di tornarci l'estate prossima e quindi mi è piaciuto molto, però diciamo mi aspettavo un qualcosa di completamente diverso. Adesso vedremo poi con Parigi come andrà a finire, se avrò la stessa identica impressione. Appunto, cosa mi ha fatto? Ve l'ho detto, ho fatto dei vlog, delle specie di vlog, però non ho parlato perché ero via con i miei e mia sorella, quindi diciamo che non volevo fermarmi per parlare, per poi ripartire, interrompere tutto il programma di marcia di mia mamma. Quindi li ho fatti, non sono parlati, ma cercherò comunque di renderli il più piacevoli possibile. Magari ne farò uno, un esperimento dove vi magari intrometto delle parti in cui io... Mi intrometto? Metto delle parti in cui io parlo al di fuori, vedremo. Comunque li caricherò presto, il tempo di riuscire a riscaricare il programma per montare video sul mio computer e poi li avremo tutti insieme. Sì, poi cos'altro abbiamo fatto? Abbiamo girato principalmente in metro,
Abbiamo fatto la tessera della metro caricandoci sopra 30 sterline a testa, ci sono durate per quasi 4 giorni, perché poi per due giorni non le abbiamo usate. Non è vero, per 3 giorni e mezzo, perché poi 2 giorni non le avevo usate. È stato comodissimo, una volta capito come giravano le metro è stato meraviglioso, velocissimo, comodissimo. Infatti adesso che sono tornata so già che ne sentirò particolarmente la mancanza delle metro. E basta, e niente, tutto qua. Eravamo in un ostello, no in un ostello, in un bed and breakfast molto carino. E niente, il resto ve lo lascio ai vlog, non vi spoilerò niente. Ma passando alle cose che ho acquistato, che vi faccio vedere, sono tutte cose. Ah, poi abbiamo visto Madame Tussauds, abbiamo fatto praticamente tutto, sì, le attrazioni turistiche ve l'avevo detto. Abbiamo fatto, diciamo, io non sono uno che acquista particolarmente nei viaggi, un po' perché ho sempre paura che la valigia sfori e un po' perché mi piace tenere le foto, a me piace fare foto, non sono una che compro particolarmente, però sono partita con l'idea di dover comprare almeno 2 libri mentre ero via. Infatti il primo giorno che sono arrivata sono andata a trovare Samantha e lei lavora di fianco a Waterstone, che è la libreria, e io ero tipo, come fai a lavorare qua di fianco, che io ci sono dentro tipo tutti i giorni, tutto il giorno, ci sarai dentro tutto il giorno, tutti i giorni. E dentro, una volta dentro, ho comprato un libro nell'attesa, un libro che io volevo leggere da tanto tempo perché tra poco uscirà il film, però non ero partita con l'intenzione di comprarlo, ovvero ho comprato Everything Everything di Nicholas Yoon. Questo libro l'ho comprato perché nel momento in cui sono andata da Waterstone mia mamma mi ha chiamato, mi ha detto vieni assolutamente che devo andare eccetera eccetera. Io ero entrata perché Samantha mi aveva detto devi andare a comprare Vicious. Vicious, sì, perché me ne ha parlato benissimo, mi ha raccontato la trama e da un po' che lo sento nominare, però non l'ho mai, diciamo, approfondito come interesse verso questo libro o quel libro. Quindi sono entrata e ho detto va bene, ok, compro Vicious, tanto volevo comprare 2 libri. Una volta entrata, Waterstone era di 5 piani, era di 5 piani, una libreria di 5 piani, ci ho messo solo 20 minuti per trovare la sezione che mi interessava a me. Una volta arrivata lì mia mamma mi ha chiamato, allora ho detto ok, va bene, arrivo. E ho detto tornerò dopo e lo compro dopo. Il problema è che sto compro dopo è stato che mentre uscivo ho beccato questo, ho detto vabbè, almeno questo lo devo comprare perché non mi ero portata dietro niente da leggere, perciò l'ho comprato e l'ho già anche finito, l'ho finito in aeroporto ieri e mi è piaciuto, sì, però boh, mi aspettavo un pochino di più, forse è stato un po' prevedibile il finale, un po' me l'aspettavo. Però sono comunque molto molto curiosa di vedere il film, so già che il film mi piacerà tantissimo perché ho visto il trailer, è meraviglioso. E quindi Everything Everything con una copertina meravigliosa e l'ho anche finito, quindi presto ve ne parlerò. Poi avendo fatto un'altra tappa in libreria, avevo l'intenzione di andare a comprare gli issues perché ho detto va bene, adesso vado e lo compro. Sono entrata e ho trovato una cosa che ho detto... scusatemi, Vicious lo ordino su Amazon, infatti adesso lì nel mio carrello di Amazon aspetto solo di ricaricare la PostePay e poi lo prendo perché Samantha sono mia mazza. E ovvero ho visto questo, ho visto Air of Fire di Sarah J Maas. Ho detto ok, non devo comprare perché io ho appena finito prima di tornare a casa al mare Crown of Midnight, che mi è piaciuto da matti, quindi ho detto adesso appena torno a casa compro anche il terzo e via così. Solo che ho sempre paura che mi arrivino nelle edizioni diverse, quindi perché io voglio tutte queste qua, perciò l'ho visto e ho detto ma adesso sai che me lo compro. Passando invece agli acquisti che ho fatto a tema Harry Potter, cioè a tema Harry Potter, agli Harry Potter Studios io non ho comprato assolutamente niente perché anche se... oh no, ho comprato 2 cose. Anche perché un segnalibro era capace di costarti 7 pound e io ero tipo, perché? Quindi visto che io ho acquistato le fotografie che abbiamo fatto sulla scopa volante e quell'altra, non so se siete mai andati, lo vedrete nel video, e ci sono costate veramente un rene, abbiamo detto ok basta, non compriamo nient'altro. E poi al negozietto di souvenir, ah poi mi hanno dato... questo tipo passaporto di Harry Potter, dove dentro dovevi fare dei timbri, solo che noi l'abbiamo capito solo alla fine del tour, quindi niente timbri, però è stracarino, comunque l'abbiamo ottenuto. Magari lo colorerò perché dentro è pieno di disegni e voi sapete quanto mi piace colorare. Ho comprato questi 2 bagaglini, ovvero questi 2 piccole, diciamo che nascono come cartoline, però sono talmente carine che io ho detto no, non le posso usare come cartoline e ho deciso di comprarle e tenermele e utilizzarmele come segnalibri. Sono Harry
ed è Hermione. E volevo anche Ron, però Ron non c'era, c'era solo un formato un pochino più grande, costava tipo 6 sterline e io ero tipo no, non fa niente, quindi ho preso questi due qua super carini che utilizzerò come segnalibri. L'ultima cosa che ho comprato sempre a tema Harry Potter, non so quanto vi possa interessare perché sono vestiti, ma sono due quindi non mi dilungherò più di tanto. Siamo andati da Primark, se voi sapete da Primark c'è questa sezione dedicata a Harry Potter. Se non lo sapete, beh, c'è una sezione dedicata a Harry Potter che è meravigliosa, mia sorella è impazzita, c'erano delle cose meravigliose, c'era la borsa con lo stemma di Hogwarts, c'era un sacco di roba, che poi costava pochissimo. E quindi siamo entrate e tipo io, bellissimo, bellissimo, meraviglioso, e sono uscita col comprare solo due cose perché poi, cioè nel senso io... mi interessano fino a un certo punto. La prima cosa sono questi antiscivolo con il Edvige, che carina, sono tipo tutti morbidi con il Edvige qua sopra, mi sono tipo innamorata. Visto che d'inverno io non uso le ciabatte perché le perdo per strada, nel senso io metto le ciabatte però poi le semino per casa, ho deciso di prendere questi così almeno i miei piedi saranno molto 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 fashion. Quindi questi, e poi soprattutto ho preso una specie di pigiama, se si può definire tale, non lo so, scombinato, perché io uso i pigiami scombinati, però qui è stata voluta la questione. Adesso mi sentirò dietro di dire, anche tu sei la serpeverde, perché qui, perché lì, chiedetelo al test che ho fatto, adesso magari se riesco vi lascio una foto, l'abbiamo fatto io, mia sorella e mio padre, siamo usciti 3 su 3 serpeverde, quindi o c'è qualcosa di sbagliato in tutto ciò, oppure è una cosa di famiglia, quindi questo. Poi mi hanno anche detto che ci ricado dentro molto bene, quindi vabbè, e anche perché oggettivamente era la maglietta più bella che c'era tra tutte quante, quindi l'avrei presa lo stesso, ovvero questa maglietta qua che è del pigiama, credo sia del pigiama, io non uso, non mi azzarderei a uscirci, con qua lo stemmino, io non so se si vede qualcosa, qua lo stemmino, qua la S, e la cosa più carina è che qui c'è un'etichetta con scritto D. Malfoy. Bellissima, bellissima. E quindi niente, questa maglietta che sfoggerò quando andrò a letto d'inverno, la sera, se non morirò di caldo. Poi ho preso i pantaloni, non sono coordinati perché i pantaloni di serpeverde erano bruttissimi, con scritto Hogwarts. 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 Bellissimo, questi sono bellissimi, sono veramente contenta di averli presi. Sono costati credo 8 sterline la maglietta e 6 i pantaloni e 10 i pantaloni. Quindi questi, sono stata molto 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 contenta di ciò. E basta, non ho comprato altro allora. E niente, mi è fatto troppo strano parlare di vestiti e parlare di cose che non fossero libri. Spero di non essere sembrata troppo imbarazzata e in maniera tipo cosa sto facendo, però sì, sicuramente metterò delle foto su Instagram di questi diciamo vestiti, pantaloni, cose che ho preso. E niente, spero questo video vi sia piaciuto, mi raccomando seguitemi su Instagram perché adesso che andrò a Parigi nelle storie pubblicherò qualsiasi cosa, ma anche nell'Instagram normale, se volete vedere delle foto di Londra ci sono su Instagram, mentre volete attendere appunto i vlog. E nell'info box trovate anche il mio blog linkato se volete andarci a dare un'occhiata. E niente, noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! C'è una cosa che mi sono dimenticata di farvi vedere, una cosa meravigliosa, ovvero il biglietto degli Harry Potter Studios. Guardate che carino! Bellissimo, bellissimo. Abbiamo pagato un pozzo di soldi, però vale la pena solo per il biglietto. Bellissimo, volevo farvi vedere questo. Ah, e poi ho fatto anche un'altra cosa, cioè la moneta di Madame Tussauds, ma in questo momento l'ho persa. Perché sì, sono anche quelle persone che collezionano le monete, quelle stampate. Però ne ho alcune che risalgono anche all'antico 2003-2004. Comunque sì, ci vediamo.